Buongiorno a tutti amici di Cyberludos TV. Siamo ad un nuovo gameplay, in questo caso il mio primo gameplay. E oggi proveremo The Sims 4, il nuovo titolo Maxis, rilasciato circa 2 giorni fa. E vi spiegheremo un po' le nuove meccaniche, vi mostreremo anche il nuovo editor del personaggio, che sinceramente trovo fantastico, quindi iniziamo. Ok. Come vedete qua è già possibile scegliere l'età, tutte le fasi di età del personaggio. Iniziamo con un giovane adulto. È possibile già personalizzare anche lo stile di camminata, cioè la camminata predefinita, pimpante, sprezzante, pavoneggiante, femminile, da duro, goffa, indolente e saltellante. Vabbè, io direi che... Come vedete potrete cliccare praticamente su ogni parte del corpo e andrete direttamente alla modifica dell'oggetto in questione. Per esempio cliccando sugli occhiali potrete modificare gli occhiali. Ora, come deve essere fatto il nostro sim malvagio? Mettiamogli un taglio di capelli così. Dei baffetti. Potete selezionare la corporatura. Mettiamogli una bella camicetta e un bel cappello. Ma sì, dai. Oh, così sembra uscito dal Padrino. Allora, eyeliner direi che non ci sta. Allora, accessori, come vedete c'è di tutto, dagli accessori più stravaganti come questi occhiali fino a piastrine. Ci sono anche i dettagli della pelle, rughe. Ok, modifichiamogli le scarpe. Facciamogli un'espressione un po' più maligna. Ok, potete scegliere l'aspirazione. L'aspirazione, in questo caso, dato che il nostro sim sarà un importante criminale, facciamo la devianza, ovviamente. Devianza, nemico pubblico. Ora potete scegliere i tratti. Allora, il nostro sim è una testa calda, tende a essere furente. Materialista, snob, evasivo, malvagio ovviamente, guardatelo già, e perfido, proprio il peggior sim sulla faccia della terra. Ora scegliamogli un nome. Lo chiamiamo Leon Corleone. Ok, questa è la visione del quartiere. Ci sono due quartieri: Willow Creek e Oasis Springs. Voi potrete scegliere, avete budget di 20.000. Di 20.000, quindi dovete ovviamente scegliere una casa che sia disponibile per il vostro budget. Potete scegliere persino un lotto vuoto, ma proviamo a scegliere questa casetta già ammobiliata e trasferiamoci. Rieccoci, adesso siamo praticamente davanti alla nostra casa. Abbiamo preso possesso del nostro cattivone e come vedete in basso a sinistra il sim cambia completamente il suo modo, diciamo, di vivere. Ora si sente ispirato, ha avuto una vampata di ispirazione. In questo caso io
gli è arrivata per via del tutorial. E durante la vampata di ispirazione voi avete un tot di tempo per completare i suoi desideri temporanei. In questo caso prepara una porzione multipla, quindi cucina e praticamente il tuo Sims guadagna punti di felicità, per intenderci. Vedete, cucina. Possiamo fare, come vedete qua c'è tutta la lista di ingredienti, poi ovviamente più avanti potrete aggiungere altre ricette, sia grazie ai libri, sia grazie ai level up dell'abilità di cucina. Proviamo, facciamo un formato famiglia di maccheroni al formaggio. Come vedete qua ci sono sempre i classici indicatori del tempo. Potete aumentare la velocità, velocità super, velocità normale. Ecco, queste sono le aspirazioni. Qua, vedete, Leon ha appena acquisito l'abilità di cucina. E intanto li sta aumentando. Facciamoli prendere una porzione. Queste sono le aspirazioni. Per raggiungere l'aspirazione devi iniziare da risultare sgradito da 3 sim. Poi esegui 25 iterazioni perfide o maliziose. Questa è la carriera. Qua inizia a trovare lavoro per Leon. Ovviamente si attiva già. Facciamogli mangiare il piatto e poi cerchiamogli un lavoro. Queste sono le abilità. La cucina, che è la prima abilità che è riuscito a imparare. Queste sono le relazioni, attualmente non conosce altri sim, e queste sono le nostre caratteristiche, e questi sono i bisogni, i classici bisogni. Quindi hanno, diciamo, in The Sims 4 hanno rimpicciolito la barra tutta in basso a destra, ed è facilmente consultabile da qui. Ora facciamoli ripulire. Vedete, potete mettere, metti nell'inventario, riponi. Ora, cerchiamo un lavoro. Ovviamente, la grande novità di The Sims 4 è che avete un telefono. Quindi col telefono potrete fare navigare su internet, giocare partite, pianificare eventi, trasferire unità familiari, viaggio. Ovviamente, cerchiamo un lavoro che è necessario per sopravvivere in questo gioco. Vedete, un cellulare enorme. Ok, naturalmente qua ci sono tutte le carriere. Agente segreto, cuoco, pittore. Ma ovviamente Leon deve essere un criminale. Non si guadagna tanto inizialmente, però penso che una volta salito di livello. Ora lavora come il duro presso Crimine Enco. Inizierà lunedì alle 5. Ok, adesso che cosa si può fare? Guardiamo un po' le interazioni con gli altri Sims. Presentazione scortese. Iniziamo un po' a vedere il rinnovato sistema di interazione. Urla contro. Facciamoci odiare. Ma come vedete le possibilità sono tantissime. Deridi, innervosisci, insinua che la mamma sia un lama. Questo è fantastico. Che cosa c'entra? E qua come vedete il nostro Leon sta. E se siete felici nell'insultare, vedete, infatti è felice. Ha cambiato l'umore, come vedete l'umore del sim cambia. Ecco, ora è furente. Quando un sim affronta una conversazione spiacevole, è furente. Ora insultiamo anche lui. Cambiano completamente di umore. Questo nuovo sistema di umori è fantastico. Cioè, nel senso, il modo con cui sono state migliorate le interazioni, ora sono molto più. Sono molto più realistiche. Ok,
Tarbe Shaba Day. Bah, Unde. Head Grisba Torbeset Bringa. Ora, diritti. Conversazione offensiva. Chuma, qui sap. Arvene Zanko. Inar, Halkatu. Perfido, ecco. Lotta, addirittura. Può fare a botte. Ma no! Tre... E ora è praticamente uno tra i miei acerrimi nemici. Ora è nemici, ora è stordito. Un sim stordito. Sento un po' confuso, ha difficoltà a fare cose utili. Prova a schiacciare un veloce episodino per fare un bel bagno. Percosse subito. Ora, guardiamo. Come vedete, ha l'energia bassa. Mandiamolo a dormire. Ok. Cosa si può vedere? Ah, la modalità costruisci. Come vedete in The Sims 4 è stata completamente riprogettata. Nel senso, ci sono vari layout di stanze che potrete importare direttamente all'interno della casa. Ora, non ho abbastanza soldi, ma per esempio... le stanze possono essere completamente importate, naturalmente serve dello spazio disponibile. Per esempio queste sono le cucine, i bagni, le camere da letto, sono tutte divise per categoria. E niente, anche questo drag and drop, le prendete, bam, le spostate nella casa, è fatto. È un modo rapido per chi non ha testa di stare a costruire oggetto per oggetto la propria casa. Di certo i giocatori di vecchia data di The Sims comunque apprezzeranno il metodo classico, così praticamente non è... sì, è stata una scelta tendenzialmente per i giocatori più casual di The Sims, anche se The Sims non può essere definito come un gioco hardcore, però è stato diciamo semplificato da questo punto di vista. Novità che molti di voi sicuramente avranno già sentito è la mancanza delle piscine. Ne possiamo fare a meno, nel senso, però è una mancanza. Ora vedremo se sarà implementata nelle future espansioni. Questa è la modalità, avete la modalità costruisci, che è nel senso è unita a quella compra, non c'è più la suddivisione che c'era per esempio in The Sims 2 con compra e costruisci. Ora sono due cose, le stesse cose. Allora, recinti, come vedete si può fare di tutto, le possibilità offerte dall'editor sono innumerevoli. E niente, questo è The Sims 4, naturalmente ho cercato di farvi vedere il più possibile, ma in così poco tempo un gioco del genere è difficile da assaporare appieno. Comunque, se vi piace la serie, fatelo sapere nei commenti che... potrebbe continuare, se avete anche suggerimenti, ovviamente. Quindi, ciao a tutti!